Amici telespettatori, amici del web, amici di ConfaTV, eccoci con un'altra puntata dell'approfondimento, la trasmissione di ConfaTV, che come sapete è il canale mediatico di Confartigianato, una puntata nella quale vogliamo approfondire la realtà, diciamo, attuale, proiettata per quanto riguarda il futuro sotto un particolare aspetto occupazionale. Infatti il tema della puntata riguarda questo, la necessità di reperire sul mercato del lavoro del personale qualificato, di qui la necessità che la scuola formi e orienti in questa direzione gli allievi nell'ottica appunto di evidenti, molto più accessibili sbocchi occupazionali. E allora salutiamo gli amici presenti a questo dibattito, a questa chiacchierata, incominciando da Fabio Paolillo. Lui non vuole, ma io dico il padrone di casa, perché appunto è il segretario provinciale di Confartigianato Taranto, padrone di casa perché siamo qui a Taranto, in via Cesare Battisti, nella sede di Confartigianato. Una figura nota a Taranto, la professoressa Patrizia Capobianco, che è appunto il dirigente scolastico. A me piace usare il termine, quello più vetusto, preside dell'Istituto Archimede. E poi Giovanni Palmisano, che è il responsabile del settore, della sezione impianti di Confartigianato Taranto. Come vedete, abbiamo un istituto tecnico e al fianco un esperto, un responsabile di settore. Comprendete bene appunto la necessità che la scuola formi dei giovani che possano così rispondere alle esigenze. Io ho letto una nota di Confartigianato e una nota di Palmisano molto interessante, in cui si parla della necessità di acquisire queste figure professionali che, stante la carenza, come dire, si ha bisogno di esse quasi come il pane. E allora, Paolillo, lei è il segretario di questa organizzazione di categoria, lei ha a che fare con numerosissimi operatori del settore, però alla base c'è la necessità che le nuove leve crescano, perché ovviamente gli attuali operatori del settore non saranno ovviamente eterni, occorrerà un ricambio generazionale, ma prima ancora del ricambio generazionale, proprio ora, in questo momento, si avverte il bisogno, la necessità di trovare del personale. Voi come Confartigianato come vi state muovendo in quest'ottica? Ci stiamo muovendo proprio cercando il confronto, perché in questo momento bisogna affrontare i problemi, non piangersi sempre addosso, non c'è uscire, il COVID, non però uscire, andiamo avanti ugualmente. Sì, muto sterile sulla stampa, ma bisogna affrontare i problemi e li affronti con le istituzioni presenti sul territorio. Noi abbiamo il piacere, ringraziamo la professoressa Capobianco per aver subito accettato il nostro invito al confronto. Professoressa, il problema è semplice, abbiamo diverse imprese che in questi mesi, in questi anni, hanno assunto, anche approfittando degli incentivi che ci sono, ho fatto richiesta di determinate figure professionali, c'è difficoltà a reperirle, e quelle che vengono poi comunque reperite non vengono trovate in modo soddisfacente, non vengono provate al lavoro con risultati soddisfacenti. Quindi qualche cosa c'è che va discusso, va approfondito, e il nostro ruolo come Confartigianato è questo, cioè vedere in che modo agevolare al meglio l'occupazione, quindi
dare anche merito, no, agli sforzi che le scuole fanno. È paradossale, Paolillo, che in un periodo in cui il posto di lavoro lo si cerca quasi fossero pepite d'oro, nel momento in cui si chiedono, no, certe figure professionali, quindi a quel punto il gioco è fatto, si troverebbe subito posto, quelle figure professionali proprio numericamente sono insufficienti. Più che insufficienti sono non confacenti, non so se riesco sì. a trasmettere. No, insufficienti rispetto alla domanda, poi, al fabbisogno. Sicuramente Giovanni vi darà anche delle esperienze personali, vi racconterà delle esperienze personali o di suoi colleghi. Io non so, non abbiamo ben capito se è una questione della mentalità di oggi di questi ragazzi, se è un problema delle difficoltà della scuola di oggi, con queste nuove generazioni, però qualcosa bisogna farla. Sì, ci sono le normative, ci sono i progetti, ci sono tante cose che si possono fare, e noi siamo disponibili a porci come interlocutori con il mondo della scuola. Interfaccia, diciamo, vi interfacciate. E quindi abbiamo chiamato in causa la scuola e la professoressa Capobianco è dirigente scolastico preside dell'Archimede, beh, è una scuola che presenta dei settori importanti, il settore tecnico, il settore professionale, devo dire che... È la scuola per l'artigianato storico a Taranto, ecco, per capirci. Quindi no, chi meglio di lei... Inquadriamola così. Ecco, chi meglio di lei abbiamo invitata proprio perché rappresentativa di questa tipologia. Quindi, diciamo, il ruolo della formazione che è demandata a voi. E abbiamo visto come anche attraverso l'esperienza di alcuni ex allievi che hanno avuto un brillante avvio, una brillante entrata appunto nel mondo del lavoro. Però evidentemente c'è la necessità di insistere ancora di più, stante, come dicevo poc'anzi, il fabbisogno di queste figure professionali. Allora, prima di tutto vi ringrazio per questo invito perché penso che sia fondamentale per la scuola dialogare con l'impresa, con i rappresentanti delle imprese, dell'artigianato. Io sono dirigente scolastico dell'Archimede da 2 anni e quindi ho un po' il polso della situazione. E quello che mi dicevi rispetto sia alla preparazione dei ragazzi in uscita e sia al necessario bisogno sono sicuramente dei nodi fondamentali della nostra società e di come è strutturata la scuola e soprattutto le scelte. Io non parlo solo di quelle territoriali perché questa è una problematica anche diffusa a livello nazionale, cioè la scuola risponde veramente ai bisogni dell'impresa? Prepara in modo adeguato ai bisogni dell'impresa? Chi sceglie? Come si scelgono le scuole? Con quali caratteristiche? Io potrei fare un discorso lunghissimo, però mi piace che sia un dialogo. Quindi prenderei un primo nodo. Pensiamo ai numeri, se il fatto è numerico, non parliamo adesso della preparazione, perché più il numero è ampio, più hai una probabilità alta di trovare persone preparate. Se il numero è molto ristretto o se la scelta a monte rispetto a queste professioni è già deviata perché si ritengono di minor valore, noi già abbiamo fatto una selezione negativa rispetto a una scuola. Vi dico come mi sto orientando. Io ho fatto una selezione. Non prendiamo in ingresso nessun ragazzo bocciato da altre scuole che utilizza la scuola Archimede come ripiego, ma deve venire a scuola con la voglia di studiare e perché ci sia questa vocazione. E in questo modo anche chi consiglia e orienta sa che lì c'è una scuola dove si studia. Quindi la prima cosa è importante, lo studio e la vocazione, perché esiste, i talenti esistono, ci sono dei ragazzi già talentuosi. Però sicuramente siamo molto lontani dal fabbisogno occupazionale,
almeno del territorio italiano, molto lontani. Ancora oggi, io ho dei dati di qualche anno fa, però ancora oggi la scuola prevalente è il liceo. Niente assolutamente contro i licei, anzi al contrario, no? Anche una scuola che ben prepara, però... Che però non dà un diploma finito. Ecco, in questo momento storico io non mi piace dire che questa scuola, una scuola è migliore di un'altra, perché la scuola sono scelte. Ma forse però, per l'aspetto sì, occupazionale però ha certo, un'entrata maggiore, un filo diretto, più certo, immediato rispetto magari... a chi si laurea certo, in lettere certo, classiche, in lettere, dico per dire, e poi deve mettersi in coda alle graduatorie e quant'altro, quindi c'è un approccio, proprio un transito certo, nel migliore dei casi immediato, no? Tra fine degli studi e immissione nel mondo del lavoro. Sì, chiaramente questo è un po' un doppio problema, un po' perché si sceglie troppo presto, no? 13 anni non sceglie il ragazzo, 13 anni è un'età in cui stai pensando non alla tua scelta futura, semmai pensi con quale ragazza ti vuoi fidanzare o quale, cioè stai pensando, hai tutto, è tutto un'altra, un settore emotivo troppo forte in quell'età per pensare a un futuro lontano. L'età è un indice non giusto rispetto alla scelta che può essere così magari specifica. Ci sono delle forzature da parte dei genitori anche verso alcuni indirizzi che poi magari si rivelano non diciamo idonei per il ragazzo. Certo, pure non si sceglie nello specifico, quindi il liceo rappresenta, può rappresentare un rinvio di scelte. Certo. Però poi, molte volte può diventare un parcheggio, come spesso anche lo diventa l'università in alcuni casi. Cioè, quello che evidentemente è importante è che ci sia l'aspetto motivazionale nello studente, cioè lo studente deve sapere quello che vuole. Certo, i consigli dei genitori, delle persone vicine sono preziosi, però poi la scelta finale, la vocazione, il giovane, il discente deve sentirla, lui e soltanto lui. Io ho ancora tante cose da dire, però per esempio... C'è tempo, abbiamo oltre ho tante cose, non voglio togliere lo spazio. Però io sono stata anche dirigente di una scuola di primo grado. Il momento dell'orientamento... Diciamolo! Sono stata dirigente ma di diverse scuole. Il CPA lo conosco, la no, sua, sono stata prima a Pascoli di Massafra, quindi avevo proprio un istituto comprensivo, il ragazzo che in terza media sceglie, e in quel caso noi lavoravamo con un orientatore del mondo del lavoro. Facevamo incontrare le famiglie comunque con un orientatore, perché è inutile che io non ti do la possibilità di capire come sta andando il mondo, dove andrà. Lo studio è un momento importante, tanta energia, non può essere sprecata. Poi ho avuto per 5 anni il centro provinciale istruzione di adulti, quindi una riconversione professionale, tutte le persone che venivano a riformarsi, la migrazione, cioè un settore molto ampio dove lì è anche lì è il futuro, nelle possibilità di ripensare i percorsi di studio. E adesso ho un istituto proprio che mi dà questo orientamento a capire cosa è meglio, e chiaramente il meglio non è che siamo solo noi, io ci tengo a precisare perché io amo la scuola in genere, non la solo qualunque la sia med, l'indirizzo, diciamo. Qualunque ecco, sia, però in questo momento queste tipologie di scuole, come dicevi, che danno più step, sono i paracadute. Io ti do la qualifica, ti do il diploma e poi se vuoi vai anche all'università. Passiamo a Giovanni Palmisano, come detto, il responsabile, il presidente della sezione impianti di Confartigianato Taranto. Ho avuto modo di leggere la relazione che lei e Confartigianato avete steso proprio su questo momento particolare. Per quanto riguarda il Covid, ha chiaramente dimezzato i fatturati, ha creato problemi enormi dal punto di vista proprio delle entrate, quindi ovviamente questa situazione economica si riverbera, no, sugli aspetti occupazionali. Se io sto in crisi mi diventa difficile assumere. Però, come leggevo, poi lei ci spiegherà meglio, come leggevo nella parte introduttiva della relazione,
Nonostante questa situazione, comunque il fabbisogno di figure professionali c'è. E diventa difficile reperire queste figure. Indubbiamente, comunque, per fortuna, ci sono dei settori che tirano, in ogni caso, rispetto ad altri che, malauguratamente, per colpa del Covid, appunto, sono fermi. Cui ci sono appunto delle imprese di impiantistica che io magari rappresento, ma ci sono anche altre tipologie di lavoro che comunque hanno bisogno di personale. Per quanto riguarda quello che ha detto la professoressa, io la presidente. No, sono perfettamente d'accordo. La cosa strana che però io ho notato negli ultimi anni, rispetto magari a qualcuno come me che lavora ormai da 30 anni, vediamo che poca gente viene a chiedere lavoro, cosa strana. Cioè i ragazzi che chiedono lavoro sono diminuiti. Ora, è strano, perché molto strano. Devo pensare che pensare che per molti giovani sia bello essere, come dire, pantofolai e stare in casa, alzarsi a mezzogiorno piuttosto che lavorare. C'è qualche problema più grosso, con evidentemente, Fabio, da individuare. Ne abbiamo parlato altre volte ed è un problema che abbiamo riscontrato un po' tutti, perlomeno per quelli che conosco io, che fanno parte del mio settore, mancanza di giovani che vengono a lasciare il curriculum. Poi magari tra quei pochi che vengono abbiamo la difficoltà nel trovare la persona giusta, su quello è chiaro che stiamo qui anche per discutere di questo problema, però fondamentalmente c'è questa problematica, cioè pochi giovani cercano lavoro. È strano, no? Molto perché strano, lo so. In un periodo in cui si parla c'è tanto qualcosa, di disoccupazione, secondo me, poi anche su questa cosa bisogna capire un attimo qual è il problema. Non è che sono sfiduciati, non credono più ma niente. Ma probabilmente dipende anche dalla scelta della scuola iniziale, perché probabilmente tutti spingono i genitori ad andare verso scuole che poi ti portano ad andare all'università. Poi, quello che avete detto prima voi, è un parcheggio per alcuni. Si va fuori, si resta fuori e non si torna più. Intanto comunque sicuramente si è creato, diciamo, un buco. E un vuoto, anche un vuoto numerico, proprio c'è. Questa è una problematica che abbiamo riscontrato, perché questi problemi qua di trovare ragazzi, diciamo ragazzi, disposti, disponibili a imparare un lavoro poi alla fine, è un problema che stanno riscontrando molti miei colleghi. E non vi nascondo che spesso mi chiamano per dire: ma conosci un giovanotto? Spesso dico: se lo conoscevo, certamente non lo davo a te, perché purtroppo sta diventando un problema. Trovandone uno ve lo terreste stretto. E Paolillo, quindi veramente sembra di parlare di una situazione assurda, no? Cioè, dicevo, la crisi dell'occupazione, la fame di lavoro e poi magari rispetto a certi settori nevralgici, stranamente non si trovano persone disposte, quantomeno a iniziare, non dico a raffermarsi, tra virgolette, in quel settore. Chissà, forse magari potenziando, dico così, certe esperienze, quelle per esempio dell'alternanza scuola-lavoro, no? Potrebbe forse creare, diciamo, un rapporto più forte con le aziende, tra scuola ed aziende, perché non posso pensare e non voglio pensare, ma non è assolutamente così, che i giovani siano sfaccendati. Ce ne saranno anche di sfaccendati, però io penso che un ragazzo, soprattutto se proviene da una scuola che gli dà un diploma tra virgolette finito, penso che abbia tutta la voglia, l'interesse, no? Ad affrancarsi dalla famiglia e quindi a iniziare una sua attività. Cosa pensa Paolillo? È una situazione strana, incredibile. Io devo dire la verità, quando ho letto la relazione, l'ho letta due volte, perché ho detto forse ho capito male, eppure sono rimasto sorpreso. Questa conversazione dobbiamo essere franchi, certo, nel senso anche magari senza duri qualcuno si apprenda. Dobbiamo osare.
Allora, vi racconto quello che insomma, percepiamo, noi abbiamo un punto di osservazione come un'associazione, insomma, certo. Abbiamo a che fare con le imprese, certo. Come le telefonate Giovanni ce l'abbiamo noi, ci chiedono sì. Dai segretari, ci chiedono sì. Al... Certo, le richieste sono inferiori rispetto agli anni passati, perché ovviamente c'è questa crisi, già prima del Covid c'era già una crisi pazzesca, figuriamoci adesso. Cosa abbiamo riscontrato? Abbiamo anche fatto l'alternanza scuola-lavoro, noi abbiamo collaborato anche con l'Archimede nell'alternanza scuola-lavoro qualche anno fa, abbiamo mandato i ragazzi nelle imprese con alterne fortune, ovviamente poi dipende certo. Anche dalla volontà del ragazzo. Sì. Secondo me c'è qualcosa che non funziona dove? Allora, dobbiamo ragionare su due fronti, il ragazzo che esce dalle scuole medie ha questa scelta, no? Io devo scegliere quale indirizzo prendere, perché stiamo parlando di mestieri, quando parliamo di istituti tecnici stiamo parlando di mestieri, parliamo di professionalità, che però alla fine dovrebbe essere il filone del mondo del lavoro e quindi certo. Il mestiere. Come fa un ragazzo di terza media oggi a scegliere così? E questo è anche un problema. Però come fa un ragazzo a scegliere se non è mai entrato in un'impresa? Cioè, ma anche come testimonianza, cioè, o mandare l'imprenditore nella classe dove ti racconta la propria esperienza, i propri sacrifici, ti fa vedere le mani, no? I calli alle mani, ti fa vedere. Però Paolino mi perdoni, queste cose se io sono... studio meccanica, no? No, io so accesso, che farò il meccanico, non è che farò il ballerino. Sto parlando della scuola media dove ancora devo scegliere. No, infatti. Io devo ancora scegliere, sto parlando della scuola media. Se nella scuola media, allora, io sono stato iscritto al bacile senza neanche saperlo. Perché hanno scelto? Io volevo andare all'Archimede o all'alberghiero per tradizione familiare o perché non ero molto bene. Mia madre mi iscrisse a bacile. Io il programma bacile l'ho saputo il primo giorno che ero andato a scuola. Modo matematica, c'è il trauma. Sì. Quindi ha scelto mia madre. Sono grato a mia madre, ci mancherebbe altro. A posteriori, no? All'inizio mi ricordo che non è che la presi bene. Però secondo me, senza aver avuto nessun contatto con il mondo del lavoro, se no con le officine sotto a casa mia che andavo a... cioè avevo sia il meccanico di auto che il meccanico di moto dove abitavo. Oggi questa cosa non c'è più, ci sono le leggi, giustamente, no? Ci sono delle leggi severe anche, no? Sul lavoro minorile, sì. Cioè, però oggi ci sono delle non c'è più il papà che ti porta alla bottega, forse come è stato Giovanni, no? Gli senti maestro, vedi un po' dove c'ha. Sicuramente c'è una situazione. Oggi è diverso, anche la formula dell'apprendistato è diversa. Cioè, ci sono questa, delle questo possibilità. Questo è un errore. Questo secondo me quindi, è uno dei grandi problemi. Oggi alle scuole medie andrebbe fatto un collegamento. Però dico, fatto un'esperienza. Andrebbe fatto un collegamento già alla terza media, un collegamento con il mondo del lavoro. Ovviamente non a lavorare, però a farglielo vedere, cioè a vedere la propensione. Prima si facevano anche dei progetti, di creazione di impresa nelle scuole, non so se si spariti, non so. Io ho testimonianza di qualcuno che poi l'ha aperta l'impresa, quei ragazzi là, che l'ha aperta grazie a quei progetti là, non se ne fanno più. L'alternanza scuola-lavoro, come viene vista, non dalla scuola, perché la scuola deve applicare, c'ha un monte ore che deve rispettare, ma il ragazzo come la vede? Perché non è che puoi mettere il professore per ogni ragazzo che va... poi noi abbiamo avuto storie di ragazzi che l'avevano presa a gioco, cioè nel senso ci vai, basta che non vado in classe, vado lì e faccio quello che voglio, e poi bisognava chiamare il docente, è un problema anche quello. Però secondo me va vissuta più stretta la collaborazione tra la scuola e l'impresa diretta, non è che devi mettere forse l'associazione in mezzo, però ci deve essere questa integrazione per far vedere come nasce un gelato, come si fa un dolce. Paolillo, perdoni, però l'aspetto rispetto a cui... E la posso scegliere poi, no? No, dico, io resto dubbioso e di questo, su questo vorrei anche approfondire con la professoressa Capobianco. È vero, magari, diciamo che i tempi sono cambiati, nel senso che una volta il genitore decideva, no, per il figlio l'indirizzo di scolastico, sembra quasi, lo dico così giusto per stemperare, come un po' i matrimoni combinati, no? Che si stabiliva quale fosse la moglie o il marito, in questo caso l'indirizzo scolastico. Però un dubbio ancora permane in me. Nel momento in cui io comunque ho fatto quella scuola, ho preso quell'indirizzo e comunque ho acquisito un diploma. Beh, se io sono meccanico, se io ho studiato meccanica, so bene che o faccio il meccanico, non posso andare a fare il ristoratore o il pasticcere, non so se rendo l'idea. Cioè, gioco forza, io mi sono...
io ho completato quel ciclo, quel corso Luigi, di studi, volevo, e quindi quello sarà il mio futuro. Volevo chiudere proprio di un secondo. Finisce e poi dopo dobbiamo proprio. Sì. Allora, vi faccio degli esempi. Non sono d'accordo su questa cosa. Il gommista. Una, come si dice, una categoria molto diffusa, ancora attuale, perché tu le gomme le devi cambiare. Con le strade che abbiamo a Taranto. Quindi, conviene fare i gommisti. E devi fare, ce ne sono anche diversi. Oggi un ragazzo che va da un gommista non è più come una volta che lo metti, lo fai, gli fai smontare. Oggi lui, quando lo prendi, lo devi mettere davanti a delle macchine computerizzate. Certo, infatti questo... Computerizzate. Il ragazzo, se non sa di che stiamo parlando, quello lo deve sostituire subito, se no gli fa perdere tempo. Cioè non si può formare proprio da zero. Vi ricordo quando si è apprendista con esperienza, no? Quella battuta, cerca se oggi così è, perché è talmente veloce il discorso che non puoi permettere il lusso di formarlo e poi magari quello se ne va, si licenzia, dice no, papà non mi vuole mandare più, e tu hai investito, no? Tempo e denaro e poi non hai trovato niente. Il meccanico auto, meccatronico oggi, già la parola. Oggi non è solo. Che cos'è oggi meccatronico? Pazzesco, cioè, devi avere a che fare con soltanto con di computer e di programmi e di software, no? Io non so come fanno i meccanici a riparare le macchine, cioè, ci ho provato un paio di volte a parlargli, cioè, non so, è un mondo proprio ormai prettamente ingegneristico. Ma tu quello all'Archimide esci meccatronico. Come esce? Adesso ce lo dice la comunque l'errore sta sempre lì alla base della terza media. Allora, faccio un esempio che può sì. sembrare particolare. Sì. Il figlio di un mio carissimo amico si è diplomato a Righi in meccanica con il massimo dei voti, si è iscritto in ingegneria meccanica qui a Taranto. Dopo il primo anno ha detto, papà, non è per me, non è il mio lavoro. Si è iscritto in economia e commercio, in 5 anni canonici si è laureato. Quindi, probabilmente... La scelta era a monte, la scelta sbagliata. A monte è sbagliata, c'è poco da fare. Quindi io, è un errore, bisogna, sì, penso, sì, rivedere. Perché noi, questa io, allora, sull'orientamento, tutto il tempo che vuoi adesso, No, allora, no, ma allora per me questo è un luogo di riflessione, perché il cambiamento si fanno con le persone che poi si occupano, che prendono in carico i nostri ragazzi, no? Allora, i nodi, allora... Oggi le competenze non sono solo competenze manuali operative, sono competenze di concetto. Cioè, oggi tu devi essere in grado di interpretare un foglio per di un computer, devi quindi andare oltre a quella competenza che era manuale. La scuola su questo si attrezza oggi, si attrezza. Deve avere un materiale umano, i ragazzi che hanno voglia di fare, ma deve lavorare in questo senso. Noi abbiamo l'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. Oggi avere un ragazzo che abbia la capacità di progettare un CNC, le aziende stanno lì aspettando che escano i nostri ragazzi. Stanno aspettando. Ne escono un numero ridotto rispetto al fabbisogno. Noi abbiamo il CNC a scuola, è chiaro che vanno anche sul tornio, perché tu devi ragionare come si arriva alla produzione del pezzo e quindi lo vedi, però poi vai. Ma quando si sono iscritti 30 ragazzi e ne arriveranno 15, cioè a quale fabbisogno tu vai? Io quest'anno ho lavorato col settore moda. Perché ho lavorato? Perché Confindustria Tessile ha parlato con la scuola e ha detto: noi abbiamo bisogno in Italia di 55.000 posti di lavoro, stanno aspettando gli operatori della moda, non solo produzioni tessile sartoriali, è un settore di cui fra un po' rimarranno le aziende senza operatori. Allora abbiamo lavorato anche su questo e hanno risposto nelle nostre iscrizioni di quest'anno. Stranamente, perché noi pensavamo col Covid noi siamo invisibili, stiamo cercando di fare tutto per far capire che le cose sono cambiate,
perché prima queste scuole venivano viste veramente solo come l'arte e il mestiere manuale, ma non che una scuola anche di concetto. Si devono andare a vedere le ore di studio. Cioè io sfido gli altri a capire che significa su un progetto di meccanica a ragionare, no? Tu superi anche i concorsi facilmente dopo. Quindi non stiamo parlando di cose complesse, non semplici. La risposta sulla moda è stata positiva. Noi siamo in attesa dell'ibrida, perché siamo una delle 19 scuole che Toyota ha ripreso il contatto. Ci hanno richiamati, avremo l'ibrida, Covid ci ha fermati, perché i ragazzi oggi non possono lavorare solo su un motore meccanico. Oggi i ragazzi devono lavorare su un motore elettrico. E l'elettrico oggi ancora viene nella mentalità delle persone, devo fare l'elettricista, per non dire un nuovo indirizzo che ha in Puglia solo l'Archimede, gestione delle acque, quello sugli impianti idrici, proprio il risanamento ambientale, solo la parola gestione delle acque e risanamento ambientale ti deve portare su un problema di impianti. Poi la curvatura la fai col territorio, cioè il professionale non è più come una volta che quello era il programma, il biennio è comune, dopodiché fai una curvatura e la curvatura le fai anche con le imprese locali. Però non c'è nella mente delle persone, negli stessi orientatori vedono delle scuole, le vedono come scuole di serie B nella idea di scuola. Sta cambiando, ma il tempo è lungo perché questo avvenga. Ci vuole un tempo per far capire. La gente, quando sono venuti a scuola, perché abbiamo fatto anche un orientamento organizzato per il Covid, quando vedono la scuola rimangono interdetti. Voi avete vista la scuola, e c'è una scuola che ha le officine dentro, ora tutto, no, passi quei tempi, perché abbiamo avuto anche un progetto molto grosso del Ministero, i laboratori dell'occupabilità. Quindi, posso fare un inciso? Quindi sì. I laboratori li avete aperti tutti? Ce l'avete tutti aperti? I laboratori sì. Tutti sì, ma noi siamo in arrivo, noi abbiamo anche il nautico, sì. Una città di mare può non avere un nautico significativo? C'è stato un periodo negli anni passati che molte scuole professionali avevano i laboratori non tutti funzionanti. Ci sono stati laboratori che hanno avuto dei furti e non sono stati riaperti. Parlo degli anni passati. Questo punto vanno a pieno regime. Abbiamo la saldatura, no? Ho detto ai ragazzi, ho messo su Instagram, chi ci vuole ci può seguire, su ISS Archimede. Ho detto ai ragazzi che loro avrebbero preso il patentino del saldatore. Non mi danno più pace. Il patentino costa. Non mi danno più pace proprio, che lo vogliono fare. Allora, dove stanno i ragazzi che non vogliono fare? No? Ho detto, mamma mia, tutti i professori, ma che è successo? Che ci stanno chiedendo il patentino? Ho detto, un attimo, calma, che non è che lo possiamo dare a tutti. Daremo dei ragazzi, faremo dei criteri, poi capiremo i costi, perché è per gli esterni. Cioè, vedo che l'attrazione c'è dentro e il fuori che ancora deve capire come si lavora dentro. Ovviamente i ragazzi vogliono anche essere stimolati. Ma devono venire, li dobbiamo avere. Cioè, l'idea di scuola è diversa. Guardate, ci sono i dati nazionali che parlano dei dati. Il 18% sceglie gli istituti professionali, il 50% i licei, il 31% i tecnici. E i professionali, gli unici professionali con un indice maggiore è l'Emilia Romagna quest'anno. Com'è che ci diciamo sempre queste regioni sono più lungimiranti a volte? Una delle patrie del lavoro autonomo. Il 15% sceglie un professionale contro i 10, i 9 della Puglia. Ora non so il dato preciso perché deve uscire, sono uscite solo quelle dove è emerso. E quindi qui troviamo il famoso incrocio, no? Tra la cultura del posto fisso e la cultura del lavoro autonomo. Adesso noi andiamo incontro è ridotto ai minimi termini, perché molta dopo l'assorbiva la siderurgia, anche perché anche l'assunzione a tempo indeterminato, non c'è più l'assunzione a tempo indeterminato
È aleatoria, è comunque relativa. No, l'Archimede è volta pagina, no, perché dico anche l'assunzione a tempo indeterminato. Se l'azienda, facendo gli scongiuri, va in crisi, l'azienda ti taglia il personale, non è lo statale. Ecco, voglio dire, questo non confondiamo. Ma è stato sempre così, ecco, quindi non, è una cosa... Non sottovalutiamo questo aspetto, che oggi purtroppo, stante la crisi dell'economia, il posto fisso è un posto fisso in teoria, però traballante, perché se l'azienda ha dei fatturati ridottissimi, vedi per esempio per il Covid, anche agli assunti a tempo indeterminato, purtroppo, giustamente può dire io devo ridurre, e tu col posto presunto anche... fisso, quel posto non è più fisso. Sicuramente, ma questo fa parte anche del tessuto imprenditoriale che abbiamo nelle nostre zone. È chiaro che se una Ilva ha dei problemi, non sono 10 posti di lavoro che possono saltare, ma sono un certo numero. In altre zone d'Italia magari la grande industria non è presente, e quindi magari l'azienda con 10 persone è in crisi, ma ce ne sono altre 100 che magari continuano a lavorare, e quindi magari questa cosa si subisce meno sul territorio. Sì, noi non abbiamo, la scuola ha ora un altro tessuto, non è più quella vocazione, no, industriale che era l'industria, anche perché il mondo sta cambiando, noi andiamo verso l'energia green, cioè c'è tutto anche la visione dei posti di lavoro del futuro sono in questo orientamento, e anche la scuola si adatta alle nuove professioni che sono sul risparmio energetico, sono più green in tutto. Ecco, Palmisano, quale sarebbe, lei come proprio operatore del settore, giustamente lei diceva, io sto qui, il numero dei curriculum è sempre più ridotto, per cui mi diventa difficile, no, poter assumere personale, anche quando questo bisogno di assumere personale c'è. Forse, ecco, un po' andando a compendiare, diciamo, le dichiarazioni che sono state fatte ora, forse occorrerebbe un rapporto più diretto tra la scuola e l'azienda, una intensificazione, diciamo, di questa interazione, di questo connubio, cioè far capire al ragazzo che cosa dovrà fare, perché se no ha una fase, diciamo, teorico trattino pratica, quella che acquisisce a scuola, che però ovviamente non è quella del mondo dell'azienda. Ecco. Assolutamente sì. Quindi se già venisse messo, tra virgolette, in azienda, un po' in scaldasse i muscoli, per così dire, in azienda, poi magari quel passaggio tra la scuola e l'azienda sarebbe meno traumatico, e quindi avremmo un aumento, una crescita di curriculum presentati anziché la punta numerica degli stessi. Credo che sia la strategia giusta. Diceva prima il dottor Paolillo che ci sono state già delle esperienze negli anni scorsi. Forse bisogna ripresentare la possibilità con le scuole, anche perché sono convinto, come ha detto lei, che il ragazzo deve entrare nell'azienda. E forse anche per esperienza personale con i miei figli, magari avere un'alternanza scuola-lavoro con l'Arsenale. Abbiamo una risorsa, che purtroppo l'Arsenale non può offrire molto. Perfetto. Perché è in una situazione prima di crisi e quindi alla fine, disperata. Quindi alla fine per cui chiaramente sarebbe l'Arsenale, che poteva essere proprio veramente la fucina, no? Cioè, cosa più dell'Arsenale? E oggi non serve l'Arsenale nulla. L'Arsenale si sta estinguendo, certo, perché ormai c'è una maggior la maggior questo, parte dei dipendenti che via la pensione, non c'è un ricambio. Luigi, è più funzionale, si è dimostrata più funzionale la partecipazione dell'alternanza scuola-lavoro nella piccola impresa, non nei grandi stabilimenti. Ma in certi stabilimenti, anche se penso anche quegli statali, per la scuola, poi diventano dei carrozzoni. Perché deve... No, io vi vorrei dire questa esperienza che abbiamo fatto, che purtroppo non abbiamo potuto continuare per il Covid, però abbiamo fatto il mio primo anno un'esperienza con la Depo. Abbiamo fatto l'apprendistato reale al quinto anno, cioè i ragazzi avevano un curriculum tarato su
il loro curriculum, perché non potevano frequentare al mattino la scuola e quindi andavano in azienda quattro volte mi pare a settimana e il resto era uno studio a casa e in parte coordinato dai docenti. Tre ragazzi sono andati in azienda, uno è stato assunto subito. E oggi ci chiedevano quest'anno un altro apprendistato di questo, ma quei due che non sono, comunque sono dei ragazzi che hanno fatto un'esperienza forte. Comunque c'è necessità questo di questo è il futuro. Avvicinamento, cioè, tutti i ragazzi del quinto devono fare la scuola e l'azienda. Paolino. Scuola e azienda. Allora, come testimonianza, ormai mo passo negli anni, mi sento effettivamente, posso già parlare di ricordi. Allora, innanzitutto è giovane ancora, atto, prendo atto e mi fa piacere che c'è un cambio di mentalità del dirigente scolastico. Io veramente sono affascinato dal modo di conversazione no. della professoressa Capobianco, è travolgente, è un fiume pieno, un vulcano di idee. Non ho visto tutta questa lungimiranza, giustamente poi il dirigente è incastrato nella sua sì, ma deve guardare un nel suo mondo, nelle sue direttive. E invece vedo la professoressa proiettata anche forse a fare dei passi anche, ma certo, come dice, oltre magari i confini storici della scuola. E questo è già un obiettivo che abbiamo raggiunto. Poi li metteremo in pratica e vi faremo, certo, e vi faremo dobbiamo sapere. Dobbiamo lavorare insieme. Resta però sempre il problema di capire la qualità, devo stare attento a parlare, qualità del risultato. Certo, ecco. Allora, perché certo. Non c'è, c'è la mancanza dei curriculum che arrivano, che però può darsi che i ragazzi ancora vanno all'ufficio del collegamento, non lo so in che modo vogliono cercare lavoro. Certo che centro la scuola, per scuola nei suoi programmi c'ha come, in ogni scuola c'ha il modo, cioè spiegano come si deve uno offrire al lavoro, sì, no? Sì. E quindi il fatto che non lo fai. Noi chiedono proprio i curriculum, perfetto, ce lo chiede, c'è l'azienda alla fine di mi permetto di dire, e quindi non faccio ovviamente un discorso all'Archimede, è però, chiaro, utilizziamo tra virgolette in rappresentanza di tutti i dirigenti degli istituti scolastici. È qualche anno che non c'è una lamentela sulla qualità dei risultati. Sì. Dovuto, secondo quello che ci viene raccontato, alla difficoltà di gestire questi ragazzi di oggi, ovviamente, no? Anche nei licei, cioè non sono più... Dice, caratterialmente. Beh, forse la scuola è troppo vecchia, forse la scuola è un metodo troppo vecchio se non riusciamo non lo so ad affascinarli. Forse no, c'è qualche docente che forse un po' sarà stanco, si sarà stancato un po' tempato, l'esperienza, io non sono per le rottamazioni, se no figurati, io dico che gli anziani, le persone con mi fermo no dico, diciamo mi fermo no, dico, no, lui diceva avere degli insegnanti, dei docenti motivatori, ecco, in questo senso pure che si arrendono facilmente perché dicono vabbè, se deve andare così va così. No, ragioniamo su questo è un nodo. Io vi posso dire che quella politica, io sono una persona che include, io non sono una per l'esclusione, assolutamente. Chi mi conosce, ho gestito un CPA che è un centro provinciale, il massimo dell'inclusione, erano solo i dispersi nel mondo, da quelli locali a quelli che venivano da fuori, fino ad arrivare a 2500 persone. La scuola era una scuola diffusa, non avevo la scuola mia, io non ho il senso del possesso, è mio, io stavo nelle altre scuole, con me hanno collaborato tutti i dirigenti che c'erano e ora la scuola continua a lavorare in questo modo perché c'è una nuova dirigente, quindi non è questa la mentalità di esclusione, però è la mentalità che tu, quest'anno mi dicevano i professori, abbiamo delle belle prime, si dice così, no? Abbiamo delle belle prime, non perché gli altri ragazzini non il sono seme buono, cioè il seme buono, ma non perché gli altri non sono buoni, perché ognuno deve avere un percorso. Io non li ho lasciati fuori quelli che hanno avuto dei problemi, gli ho dato un altro indirizzo che era anche l'ente di formazione professionale, potevi prenderlo lì in un tempo, in una formazione meno istruzione. Quella purtroppo poi è un'altra storia, tanto quella è un'altra, è la formazione professionale.
E su quello bisogna integrarci tutti, su questo dobbiamo parlare, un dialogo comune, altrimenti le nascite sono diminuite, la popolazione è diminuita, se alunni ce le dividiamo fra la concorrenza tra scuole. Le scuole, no, io non vivo concorrenti perché non c'è, io sono per le scuole di quartiere, per la, io immagino, questi sono i miei sogni, le che scuole se sei di cresciuto comunità. Qua devi andare, no, di comunità, no, io penso. Questa è una mia idea da realizzare, cioè un'altra scuola, possiamo fare insieme delle cose, lei dobbiamo fare insieme, non abbiamo avuto il tempo col Covid, altrimenti le avremmo fatte, perché noi non siamo concorrenti, abbiamo tanti settori diversi, non esiste nella scuola la concorrenza, questo è un bene comune, i figli di tutti stanno lì. Il prodotto finale. Poi è chiaro che io ci tengo, quelli che me li curo, cioè... Allora vuol dire che stiamo seminando bene le belle classi che dicono i professori. Io ho bei docenti, veramente, oltre che belli, belli, belle donne, belle. Ce li ho, non è che tutti. E dobbiamo poi... venire all'Archimede. Dovete venire. Dovete venire. No, dovete venire, io vi aspetto, perché ho fatto già di qualche tavolo, perché la regione li ha fatti all'Archimede per capire. Per esempio con le imprese, come, dove dobbiamo andare? Noi abbiamo cominciato a ragionare, voi sarete i nostri interlocutori diretti e preferiti, perché se ci dite che ci date questa opportunità. Però professoressa, la verifica reale, cioè proprio sul campo, dei fabbisogni veri del territorio, no? Cioè voi ce lo dovete chi dire? La fa? Allora, se io non ve l'ho fatta, quindi vuol dire io non so se ci sono altre organizzazioni, forse l'avranno fatta, ma poi realmente questa verifica dei fabbisogni, cioè quindi la scuola che si muove verso, no, il territorio, viene fatta nel vostro ministero? Cioè chi la fa? Allora, si fa a Bari? Dove si fa? No, noi non, il nostro ministero, ci sono i dati Istat, OCSE, noi abbiamo dei dati. Per esempio l'OCSE sono dei dati sulle prospettive lavorative di cui un territorio deve tenere conto. Comprendere... Però la scuola lo fa, per esempio, il Ministero ha istituito dei nuovi indirizzi scolastici perché c'è un fabbisogno. Vi dico, per esempio, pesca commerciale e produzione ittiche, ok? Perché non c'è bisogno, cioè loro lo identificano pescatore, c'è bisogno del pescatore, non è il pescatore. Vabbè, questa è anche mancanza di pesca commerciale, di conoscenza, oggi significa la filiera del pesce. Certo, va bene? Certo, come no? Allora, istituisce il ministero questo perché in Italia, circondati dal mare, noi abbiamo 800 km di costa, la Puglia, Taranto ha due mari, che faccio? Ho capito che c'è un forte bisogno di questo. Chiedo l'indirizzo, due anni fa, pesca commerciale, faccio un incontro, un convegno da Roma, vengono le persone locali, facciamo un tour lavoro. Ehi, non si è scritto uno. Andiamo nelle scuole, e cosa fa un pescatore? Che deve fare un pescatore? Cioè non c'è stato verso di far capire al territorio che c'era dietro quell'indirizzo. Quindi manca la... Allora, ascoltatemi. A un certo punto gli alberghieri hanno avuto meno problemi di iscrizioni professionali, sono i più alti. Ve lo siete chiesti perché? Ve lo siete chiesti? No. Masterchef. Ah, sì. Io me ne sono accorta. Accorta, ero dirigente della scuola media 6-7 anni fa. A un certo punto i ragazzi non si volevano andare più al liceo, tutti volevano andare all'alberghiero. Ma come genitori, quel modello televisivo che creava i genitori disperati, non ti riuscivano più a capire. I genitori disperati, ma com'è mio figlio in liceo che sta lì, non vuole andare, vuole andare all'alberghiero. Ma com'è tutto sto trend? Tutto era legato a quello che si vede, al trend televisivo. È chiaro, perché avevano bisogno di chef, si è fatto anche ora sulla moda, è la stessa cosa, no? Confermo, mio figlio non vede un film, magari si vede una trasmissione. Quindi è testimonianza che vede. Ma mi sanno, la differenza tra quanto si apprende a scuola, quindi il prodotto, tra virgolette, finale, no? Lo studente con un certo patrimonio di conoscenze teorico-pratiche, e invece la realtà effettiva, cioè fino a che punto quel patrimonio di conoscenze è certamente propedeutico all'attività che si svolge in azienda, ma è davvero sufficiente? Perché faccio un esempio che non c'entra niente con le attività proprio professionali. Io mi sono laureato in giurisprudenza.
quando ho fatto il tirocinio, notavo che la realtà che si viveva nei tribunali era completamente diversa dalla teoria, da quello che si apprendeva sui libri, no? Questo iato, questa discrepanza tra la preparazione, diciamo, scolastica, tra virgolette, e poi la realtà di tutti i giorni. Tant'è vero che ci sono tantissimi studenti laureati in giurisprudenza che dal punto di vista accademico, universitario, non erano un granché, che si sono laureati ripetendo gli esami con difficoltà, insomma hanno sudato parecchio loro e le loro famiglie per completare gli studi, poi li vedi nell'ambito professionale che sono belli baldanzosi, brillanti, belle menti, molto perché evidentemente e non necessariamente quella preparazione poi a tutto, ti dà molte volte non è sufficiente rispetto alla vita d'azienda. Questa distanza tra la scuola, ma io ci metto anche appunto l'università, perché comunque... io ho fatto l'esempio con la giurisprudenza che non c'entra niente, però... Condivido il discorso perché siamo lì. Indubbiamente, magari forse 10-15 anni fa si pensava a un miglioramento, no? Un avvicinamento tra la scuola, la formazione e quello che poi erano le attività lavorative. Purtroppo questa cosa, onestamente, non è che si è notata questa... Però c'è da dire che se sento la professoressa parlare in questo modo, sono fiducioso, perché probabilmente qualcosa sta cambiando, perché sicuramente abbiamo bisogno di ragazzi che comunque devono essere pronti e preparati, e magari poi con l'esperienza dei titolari o dei vari poi collaboratori possono crescere nel mondo lavorativo, che è sempre in continua evoluzione. Io invece ho un dato negativo da affrontare adesso, un argomento. Abbiamo fatto una valutazione, una disamina dei dati dal 31 dicembre, no? Dell'anno scorso. Abbiamo sempre un trend negativo di saldo tra iscrizioni di artigiani, tra iscrizioni nuove ditte e cancellazioni di impresa. Questo dovuto anche, secondo me, insomma, a un ricambio generazionale che da noi tarda. Ma non c'è a decollare, perché i figli vanno fuori, cioè i figli o studiano, oppure comunque c'è la tendenza a fuori, non c'è fiducia, non ci credono in questo territorio, e questo è colpa nostra, cioè è colpa della società. Però abbiamo fatto anche una verifica di quelle iscritte, quante erano questi giovani, cioè quante imprese di giovani nascono, giovani quelli, insomma, i ventenni. Il dato è triste, cioè molto basso, c'è anche non da tutti dire, si iscrivono però... all'università, quindi o c'è la ricerca del posto fisso, cioè io non ho la mentalità di imprenditoriale, però non dimentichiamo la burocrazia e la tassazione che strozza, attenzione, perché aprire l'impresa è un'impresa davvero, attenzione, ci sta. È molto più comodo dire faccio indipendente. E sto tranquillo, se faccio le mie ore questo... L'imprenditore lavora 24 ore su 24, Luigi, e rischia l'osso del collo. Se fosse solo questo il motivo, sarebbe drammatica la situazione. Vuol dire che... Non è solo quello, ma è un motivo pesante. Se fosse solo questo, io la preghiera che faccio al mondo della scuola è di inserire all'interno dei propri programmi o le testimonianze dell'imprenditore o comunque delle ore per quanto riguarda la cultura del lavoro autonomo, cioè del fare impresa, si dice, no? Cioè, spiegate ai ragazzi il valore di fare impresa, la passione, che molto spesso è legata, perché quando vado a lavorare è un conto, quando mi apro una creatura mia, no? Che poi diventa mia, soprattutto se non la erediti ma la crei, quindi è ancor più... E secondo me è l'eccellenza poi della scuola, cioè la scuola ha realizzato esattamente Paolino, il suo compito. Ovviamente parliamo di impresa
Io ovviamente opero nel campo della comunicazione, non nel campo, diciamo, di attività professionali, diciamo, manuali. E sono stato però dipendente, no? Prima di diventare imprenditore nel settore della comunicazione, come sapete, ero dipendente di Blue Star TV, l'emittente televisivo. Beh, vi dico che... Ecco dove l'avevo visto allora. Pure io, ecco. E poi sapete com'è finita quella storia. Quell'emittente non c'è più, io ci sono, ma questa è un'altra storia. E, dicevo però, a questo punto, no, sono passato da una parte all'altra, dalla sponda del dipendente sicuro, tranquillo, quando ci sono certe, come dire, sicurezze economiche dell'azienda, quando poi non ci sono, il dipendente altro che tranquillo. Ma al di là di questo, comunque, il dipendente sapeva, era un soldatino, no? E sapeva quello che doveva fare. E l'imprenditore, mi sono trovato dall'altra parte, con gli stipendi, con le tassazioni, con le varie, la capacità di saper aggredire, tra virgolette, il mercato, dar vita a prodotti che fossero ovviamente attrattivi in un territorio purtroppo povero, difficile come quello nostro tarantino. E vi dico che, lo dico con sincerità, molte volte certo, rimpiango però i tempi in cui ero Luigi, dipendente. Un conto è affrontare questa cosa con un bagaglio, li rimpiango, con un bagaglio di insegnamenti teorici, magari con esempi pratici, quindi portato nelle imprese, con simulazioni di creazione di imprese. È un conto affrontarli al buio, cioè se tu dalla sera alla mattina esci dalla scuola, so fare l'elettricista, no? E di avere imprese, devo prima capire che cos'è, un momento, devi avere molte volte anche per aprire un'impresa un background finanziario, allora puoi avere una famiglia che sta bene o discretamente bene. Non dobbiamo buttare, sì, ci sono i finanziamenti, le start-up, ci sono, mai come in questo periodo ci sono. Le persone hanno però paura. Forse anche alla base di tutto, professoressa, è una questione caratteriale di coraggio, di ma sfida. Questo te lo deve dare anche o la scuola, ce l'hai o non ce l'hai. Credo che te lo debba dare anche la scuola. Però la scuola non può dare. Ma la scuola non ti può fare imprenditore. Non esiste la scuola degli imprenditori. Cioè la scuola che ti forma imprenditore. Beh, i liceali dovrebbero essere più in grado di saper fare. Sì, però la scuola ti dà le nozioni, la formazione, ma non ti può far diventare imprenditore. Ma non è una cosa semplice, non si diventa imprenditore da un giorno all'altro. Quindi comunque bisogna avere fare le esperienze, magari ognuno di noi ha fatto le proprie esperienze. Forse si nasce, forse da dipendente, e poi ti fai le esperienze e si trasforma in... E diciamo, da un po' come no, il discorso del pulcino, che nel momento in cui cada la chioccia, poi incomincia piano, a diventare gallo o gallina e fa credo la sua che vita. Credo che è sempre stato così, difficile. Non sappiamo se ci siamo riusciti a rappresentare magari alla professoressa la situazione, no? con chiarezza. In questo momento non è una bella situazione, a netto della crisi, però se, come ci auguriamo tutti, ci sarà una fase di ripresa. Di ripresa, poi ci sono tutte queste misure, super bonus, quindi ci sono imprese che devono assumere, poi sicuramente, non so chi li fa questi lavori. Certo. Se a Taranto si realizzeranno veramente tutta la programmazione del CIS, ci sarà sicuramente un incremento occupazionale. Però quello che, ecco, tornando al discorso... Non vorrei che l'occupazione alla fine fosse immigrata, nel senso che qualche impresa la va a prendere fuori da Taranto, perché magari non la trova formata a Taranto. E questo è il rischio. Però c'è anche da dire... Ed è anche concreto questo tornando rischio. Al discorso di prima, ci sono, per quanto riguarda proprio l'attività di impresa, ci sono delle difficoltà oggettive. Dicevo, il discorso... Allora bisognerebbe procedere, e questo ovviamente è un discorso di chi ci governa, non certo locale neanche. A livello locale ci possono essere degli incentivi, ma relativamente... lì c'è tutto il discorso della sburocratizzazione, della defiscalizzazione, cioè ci deve essere tutta una serie di misure atte a dare vantaggio, no? A chi vuole intraprendere qualcosa.
Perché nel momento in cui si trova le scadenze, Luigi, mi dispiace se non ha un retroterra economico, però è mai come in questo momento, proprio mai come in questo momento, questa fase storica, storico, ecco, della società, della nostra economia, ci sono queste cose. Oggi non vengono diffuse adeguatamente. Non vengono diffuse, ecco, forse ma perché fermiamoci, manca la cultura. Se il ragazzo sa che siccome mio papà lavorava all'Ilva, o lavorava all'Ilva, ma tocca pure a me lavorare all'Ilva. Se mio padre lavorava all'Arsenale, beh, vabbè, non è più così. Questa era, non è più così. Vediamo Paolino, vediamo tanti genitori, io vedo artigiani che hanno i figli che sono medici, sono avvocati, no, e quanta no, c'è. Sto parlando voglio dire, è cambiato. Sto parlando della cultura, quel mondo, la cultura, quella cultura di dire mio padre faceva questo e io faccio questo. È cambiato. La cultura di costruirselo il posto di lavoro. L'artigiano se lo costruisce il posto di lavoro. Se lo inventa. Giovanni non è nato impiantista. Non so, papà tuo era impiantista, cioè non c'entra niente, lui se l'è creato, si sono incastrate delle fortune, delle combinazioni, magari delle coincidenze che ti hanno portato, e quindi, però quello se l'è costruito. Secondo me è anche una passione, e quindi perché devi abbinare, me è così. Chi mi sollecita la passione? Ma non deve sollecitare il mondo della scuola, cioè il ragazzo con la scuola ha a che fare, no? Immagino. È lì che deve essere verificata la passione, e come ha detto anche la professoressa prima, a un certo punto te lo dico pure, senti, ti conviene andare a un'altra cosa, perché non è, cioè, perdi tempo qua, no? Non ti voglio far perdere tempo, e quindi, però l'efficacia dell'orientamento è fondamentale e deve essere per forza abbinata ai fabbisogni del tempo. Ecco, io ho visto proprio, siccome come impresa abbiamo realizzato degli spot per l'orientamento scolastico dell'Archimede, io ho visto un'offerta davvero variegata, per tutti i gusti, tra virgolette, nel senso che effettivamente, ecco, poi anche andando a toccare dei settori assolutamente moderni, il discorso che si parlava del trattamento delle acque, grazie a Dio andiamo incontro ad una auspicata svolta ecologica, rispettosa dell'ambiente, in teoria, in pratica non è così, però voglio dire, nel momento in cui ci sono delle direttive europee rispetto a cui il nostro paese si deve uniformare, quelle scuole mirano, però questo basito, no? Quando la professoressa mi dice questa è una cosa che non è oggi, ma è domani. Non ma il tempo, è Paolino, non c'è scritto nessuno. Sì, ma io penso che, siccome stiamo parlando di un settore comunque nuovo, ci vorrà il tempo per sedimentarsi. Ma le scuole, dopo due anni che hanno l'indirizzo, e se non hanno formato la classe lo perdono. Viene dirottato altrove. No, non lo fai proprio. In Italia, guardate. Un po' come le cliniche che hanno le sale operatorie. Allora, se non fanno un certo numero vengono tagliate. Sì. Per cui molte volte le cliniche, faccio una battuta, ma non è una battuta, operano anche chi non dovrebbe essere operato. Vi potrei fare nome e cognomi, ma fermiamoci io qui. Io vi dico solo altri due numeri, siccome io comunque ho insegnato matematica, ero un insegnante di matematica. Quindi... Ah, lei non sapevo. No, io sono laureata in scienze, in biologia, però nella scuola ho insegnato. No, siccome la vedo molto creativa, ecco, sì. Ero convinto che venisse, convinto che venisse da una cultura umanista. Sì, ho questa percezione. Quindi il mio approccio è sempre scientifico, cioè comunque io guardo l'orizzonte. Scientifico creativo. In modo creativo, dove dobbiamo arrivare? I numeri da cambiare. No, questo sono slide di un sistema, diciamo, unicamere. Allora, guardate, meccanico, il fabbisogno occupazionale dal 20 al 2024 è di 99.700. Quindi la proiezione, no? Proiezione di 4 anni, la media annua è di 19.900, questo esce dalla scuola, 6.500. Quindi c'è un saldo negativo. Siamo un saldo negativo che è di 68% rispetto al bisogno.
Guardate il legno. E quella è fotografia. Questa è fotografia di una proiezione. Perché per prenderlo ci vogliono 5 anni, quindi... Ok, guardate l'abbigliamento. Meno il 34% abbiamo rispetto a... meno si scrivono e meno posti poi si occupano, cioè... il legno, gap, gli operatori del legno, in meno il 70%. Però questi sono dati... Guardate, in Italia quanti si erano iscritti? Pesca commerciale e produzioni ittiche, 50 persone, una classe. Cioè, chi deve intervenire per correggere? Ma io credo che questo è un dialogo che il Ministero debba fare con il Ministero del Lavoro. Cioè, qua c'è un dialogo, uno scambio. La domanda offerta che non si incastra è il colmo, però. Scusa, possiamo... Sto parlando di posti di lavoro, certo. Ma lì io penso che più che questione di preparazione sia... è il Ministero del Lavoro che debba... Col Ministero dell'Istruzione. Deve cercare di, come dire, no, connettere i tasselli, altrimenti... Abbiamo tantissimi parrucchieri setiste, no? Bisogna fare campagne di sensibilizzazione, cioè tu devi promuovere questo tipo di scuola con campagne di sensibilizzazione. Noi ora guardiamo i nostri obiettivi a breve, no? Sì. Quindi il prossimo anno, ora il Covid non ce lo consente, faremo un accordo stretto proprio per consentire un apprendistato in tutte le aziende. Volevo fare un ultimo passaggio prima di congedarci, poi se avete ovviamente qualche aspetto da voler come dire, evidenziare, c'è tutto lo spazio e il tempo possibile. Disponibile. Tornando al discorso del fare impresa, sì. In questo senso però un ruolo fondamentale lo hanno i patronati, lo hanno le organizzazioni di categoria, cioè, come Confartigianato, anche da un punto di vista proprio burocratico, legale, si può dare una la date, certamente. Cioè, voglio dire, quando noi parliamo di fare impresa, ecco, questo poi è importante anche, che l'aspirante imprenditore non si senta solo e non si ponga la domanda da dove devo cominciare, deve sapere che vi sono determinate organizzazioni che lo accompagnano ad aprire un'impresa. Questo è fondamentale. Perché se no io vorrei fare l'astronauta, però ci deve essere qualcuno che mi deve spiegare come diventare astronauta. Le voci che arrivano, ma fare l'imprenditore, le tasse, così. Muore prima di nascere. Dal nostro punto di osservazione abbiamo due casistiche contrapposte in questo momento per chi vuole fare impresa. Troviamo la persona, il ragazzo o quello un po' meno ragazzo. Ecco, bene, capita, no? Come no? Sì. No, dico di giovani, parlo di ragazzo, di imprenditori sì, ma dico di giovani. No, dobbiamo tenere presente che quelli che hanno i genitori che sono usciti col bonus dell'ILVA, no? Sapete quel bonus lì? Quel bonus è stato investito molto sui ragazzi. Poi circa 70.000 euro più o meno. La cosa piacevole che abbiamo notato è che la maggior parte delle domande, delle verifiche, degli approfondimenti che ci hanno fatto fare era perché si dovevano aprire il bar, si dovevano aprire la pizzeria. Era un po'. Quante pizzerie? Perché secondo loro era il settore il più, più facile più e meno complicato. Di questi tempi con ed è sbagliato, secondo me. Sono i settori più penalizzati. A prescindere dal è sbagliato perché. Non si fa in base all'approfondimento di quello che so fare io, ma a quello che è più facile fare o a quello che mi consente di avere un finanziamento più facile, no? Questo è il meccanismo. Ho anche l'ipotesi di dire se apro un bar, apro una pizzeria, guadagno molto di più se di aprire un'impresa di lavorazione del legno. La cosa più facile, anziché scavare nella tua testa e vedere dove ho la propensione, no? È la cosa più semplice, no? C'è aperto il bar... Bene o male tutti ci vanno a prendersi il caffè. Tornando a quel ragionamento di prima, ho due sensazioni contrapposte di approccio. Abbiamo la persona che se la studia, si mette su internet, la studia, poi viene qua e vuole sentire le tante chiese. Una è delle già tante un po' chiese, più preparato. Viene qua preparato, però se lo devi un po', l'accusa, poi magari non torna, perché lui ha quella convinzione che si è fatta in modo autonomo.
Secondo me è una cosa sbagliata, va fatta così, ma va anche integrata con l'ausilio dei consulenti. E qua bisogna aprire un ragionamento chiaro. Ovviamente, così come ci sono le associazioni e associazioni, ci sono consulenti e consulenti. Ma tu da un consulente, quindi da un commercialista, da un consulente del lavoro, ci devi andare, ti devi aprire, ci devi andare più volte, lo devi anche pagare. Il suo lavoro. E devi però approfondire quello che lui ti dice. Cioè non dare totalmente il mandato o all'associazione o al consulente. Cioè, mentre si fanno le cose, tu devi capire quello che sta accadendo e devi compartecipare. Ovviamente lui poi fa il suo lavoro. In quei casi, secondo me, vanno in porto le imprese. Non vanno in porto quando o provi a fare tutto da te e poi ti incarti e finisce a... oppure quando deleghi il tutto e poi al primo come dice, inciampo, ostacolo, non te la sai vedere perché ho delegato tutto a te, tutto a te, e molli. E muori. Questo è un consiglio importante che mi sento di dare. Professoressa, fare l'imprenditore è un sogno, un rischio a Taranto oggi in questo momento? Lei cosa si sentirebbe di dire, cosa si sente di dire a un suo allievo, magari bravo, preparato? Allora, quello che io... Diventa dipendente di una grande azienda, per carità, se l'azienda è solida, ben venga, oppure insegui i tuoi sogni? Allora, intanto tutti dobbiamo inseguire dei sogni. Io dico ogni mattina, ogni persona che si sveglia deve avere una cometa da inseguire, se no la vita è finita. Però io sono anche convinta di un'altra cosa, che ognuno si innamora di quello che fa. Io non avevo scelto di fare né l'insegnante né... Il mio sogno era fare il medico. Ah. E avevo un fratello medico e mio padre ha detto pure un altro medico. E no, allora... Quindi ha condizionato la scelta. Ha condizionato la scelta. Però mi sono sempre innamorata di quello che facevo. Ho cercato di farlo con passione. E ho cercato di farlo sempre al meglio, dedicandomi completamente, perché il lavoro è anche vita. Certo. Questo è quello che io... Direi in genere alle persone, fate delle cose a prescindere, innamoratevi dopo, ma innamoratevi. No? Io posso dire la mia esperienza, mi sono laureato in giurisprudenza, feci, non lo dico per presunzione, ma proprio per dire con 110 lode, quindi avrei potuto fare, no? Concorso in magistratura, la pratica forense, l'avvocato. Dopo 6 mesi di tirocinio, forse perché non ebbi neanche un grande maestro, ecco, molte volte non la formazione, quando la formazione non è delle più entusiasmanti, poi ti passa la passione, però il mio sogno era fare il giornalista e ho inseguito quel sogno. Ma, non so se ho fatto bene. Certo, i primi tempi soffrirono molto. Dice, ma laureato in giurisprudenza, abbiamo fatto dei sacrifici enormi per mantenerti agli studi fuori, e poi ora sono una persona felice, però vi posso dire che le difficoltà ci sono e sono tante. Immagino. Io volevo aggiungere un'altra cosa, io sono napoletana, non sono tarantina. Si sente, però mi sono innamorata. Napoli città, sì. Chiaro, mi disse forse... No, sono nata a Posillipo e poi sono stata a Fuorigrotta, vicino allo stadio. Quindi, Però quello che volevo dirvi, io mi sono innamorata di Taranto, una città bellissima. Da quanti anni sta qui? 35. Beh, è tarantina. Sono tarantina. Più anni... Però, come la buona anima di mio padre, quell'accento, quella napoletanità... E nel DNA non lo perdi. Non lo perdi. Però io quello che direi ai tarantini, di innamorarsi di Taranto come io sono di Napoli, ma mi sono innamorata di Taranto. Cosa manca a Taranto nei giovani? Cosa vedo? Ecco che la scuola deve intervenire in due cose fondamentali: il senso di appartenenza e la partecipazione. Se tu cominci a costruire delle cose che fai con gli altri e partecipi nel senso che sei tu, l'impresa diventa, ti entra nella mente, ma anche l'organizzare un'attività per la città, per la tua città, certo. No? Sapete come ci... la caratteristica del tarantino, come ci autoappelliamo? Noi siamo quelli del c'è meno futta a me, no? E quindi è esattamente il... Scusate il... Ecco, siccome noi andiamo in streaming, no, e ci vedono ovunque, devo dire tanti tarantini... No, proprio la contraddizione... No, tarantini dice, all'estero, diciamo, in Italia all'estero, ma anche ci seguono persone di altre città, lontane però, da...
cemene futebe significa cosa, il non fregarsi di niente, che mi interessa, il disinteresse, lo purtroppo traduciamo. Però io sto rivedendo una Taranto che sta mettendo al centro il mare. Sì. Io lo sento, lo vedo, ho scritto anche un articolo e poi uscirà una giornalista di Roma, sta scrivendo delle cose su Taranto. E dobbiamo far riamare questo mare dai bambini piccoli. Si deve vivere l'esperienza dell'amore del mare. Ma voi sapete, e lo dobbiamo fare anche all'Archimede, devono venire da piccoli. Essendo una città nel mare. Mare. Ma io dico sempre, sapete qual è la mia posizione? Io ho un'idea molto chiara di chiusura di Ilva senza se e senza ma sarebbe una follia questa se non ci fosse l'alternativa occupazionale. Grazie a Dio abbiamo una risorsa enorme che è il mare, che ci consentirebbe davvero di fregarcene altamente delle ciminiere, degli altiforni, e potremmo veramente, come vivono tante altre città. Ma certo. Cioè, voglio dire, io quest'estate sono andato a trovare degli amici a Tropea e mi sono, sembrava una piccola Capri, e mi sono domandato, no, eppure questi stanno bene, vivono bene, non è che vivono anche senza Ilva, non è che c'è l'Ilva che dà il lavoro a Tropea o in altre città, forse è anche questione di mentalità, anche sfruttare quelle risorse, perché il mare non deve stare lì e guardarlo e dire quanto è bello il mare, ma inventarsi le realtà relative al mare. Pensavo per esempio, ecco, parlando di mare, io, mio padre che era sottufficiale di marina, quindi sono legato alle isole Cheradi, San Pietro e San Paolo, San Pietro soprattutto, ma forse non si sa, parlando di mare, che c'è l'isola di San Paolo, che è peraltro in dismissione, perché la marina, il demanio ha deciso di dismetterla, è ritornata alla marina perché nessuno se l'è comprata, né il comune né i privati, quindi la marina, giustamente, se io vendo questa metto in vendita la giacca e nessuno se la compra, alla fine ritorna mia. E questa isola, per esempio, no? Per dire, ha il fortino napoleonico. Cioè, stiamo parlando di risorse, no? Ecco perché io dico il mare. E ben venga, allora, ecco, l'indirizzo, il nautico. E questo è veramente non un approccio solo sentimentale con il mare. Guardare quanto è bella Taranto, meravigliosa. Non, signori, non basta questo approccio. Diventa sterile, diventa così, poesia, sentimentalismo sterile. Quello che conta è poi cioè sfruttare le risorse del mare e dire, c'è il mare, sì, ma io vi do la lenta e voi dovete pescare da questo mare. Sì, anche io ho sempre sognato una Taranto senza Ilva, perché vengo da una città dove c'era l'Ilva, Bagnoli, c'era il Talsider, e l'ho sempre sognata e l'ho sempre combattuto per una città. E alla fine senza è nel Parco Virgiliano, ecco, perché io amo Napoli, lo sapete. E proprio quest'estate, guardando, no, proprio alla fine del tutto il parco, ti sei affacciato, sono affacciato e c'è però è lì, è lì, però io non ci sono più quei fumi, non c'è più quella, cioè almeno nelle zone limitrofe hanno si è beneficiato, c'è cioè un fermo, io penso che questo è il momento storico, stanno arrivando dei finanziamenti, saperli, se non lo si fa adesso, saper guardare oltre, vedere veramente il volto di questa città che potrebbe dare occupazione non solo ai propri cittadini ma a tanti, dobbiamo cambiare rotta. Concludiamo questa bella e costruttiva chiacchierata, non voglio definirla un dibattito, chiacchierata, perché ho visto uno spirito molto costruttivo, ma in un'ottica, come dire, amichevole, ecco. E allora, Palmisano, parlando degli imprenditori, se lei tornasse, da quanti anni all'impresa? Una trentina, penso, una quarantina, e passa. Lo rifarebbe? Sì. Perché ho messo passione, quello che abbiamo detto prima, se non metti passione in tutte le cose che fai, come ha detto anche la professoressa, non ha. Però la passione, nel senso che qualche figlio potrebbe, sì, io ho due figli, che seguire però le orme del padre, no, o seguiranno altri percorsi, stanno proseguendo altri discorsi, ma perché io non ho assolutamente spinto. Ognuno deve fare le proprie scelte, deve seguire la propria natura. Sì.
assolutamente. Poi nella vita non si sa mai, magari ci può essere un ripensamento, le porte sono sempre aperte, ci mancherebbe altro. Bene, e allora ringraziamo intanto Confartigianato e il suo organo mediatico ConfaTV, e quindi per aver voluto realizzare questa trasmissione. Confartigianato sempre attenta alle dinamiche del territorio, devo dire con spirito critico verso le problematiche. Ringraziamo dunque Fabio Paolillo, che è il segretario provinciale di Confartigianato Taranto. Ringraziamo la professoressa Patrizia Capobianco, che è appunto il dirigente scolastico, la preside, mi piace dire, dell'Istituto Archimede. Io ho conosciuto la professoressa Capobianco per sbaglio, incidente tantum si direbbe, incidentalmente. Era una sera d'inverno, forse di 3 o 4 anni fa, c'era una manifestazione appunto sull'immigrazione, no? sull'accoglienza in piazza, una sera, un gelo terribile, e c'erano queste casette, no? Casupole realizzate artigianalmente in piazza Garibaldi, e mi sono avvicinato, siamo scambiati i contatti, è nata un bel rapporto, un bellissimo rapporto umano e un altrettanto proficuo rapporto professionale. Questo per dire che è bello che le intelligenze, le capacità si incontrino e si confrontino. Così cresce Taranto. Ringraziamo Giovanni Pisano, che è appunto il presidente, il dirigente della sezione impianti di Confartigianato Taranto. Bene, termina qui l'odierna puntata dell'approfondimento, questa trasmissione di ConfaTV. Ce ne saranno altre, perché sono tanti i settori da esplorare e da approfondire. Buona serata.